Sono una quindicina d'anni che frequento la Curva Nord. Prima ancora ho giocato per il Lugano da ragazzino e sono sempre stato appassionato. Dopo comunque anni appunto di militanza all'interno del movimento, comunque della curva, è successo che negli ultimi anni, senza motivi validi, sono stato preso di mira da un gruppo appartenente a un'altra fazione all'interno della curva, che appunto è divisa purtroppo in questi gruppi. La sera del 3 novembre, nella partita Lugano-Zurigo, a cavallo appunto del terzo tempo, mi sono trovato confrontato con un personaggio che si faceva strada largo tra la folla, appunto in curva, venendo verso di me, urlandomi contro delle cose che io onestamente in quel momento non avevo capito dalla velocità di esecuzione di tutto quanto, insomma, e mi sono visto arrivare addosso un pugno piuttosto violento. Mi era tristito il fatto che appunto nessuno avesse comunque tentato di placare gli animi. Sono stato intimato appunto di uscire immediatamente dalla curva, di sparire. E ho continuato a seguire il match incredulo nella casetta gialla al televisore, insomma. Inizialmente ero un po' disorientato, non sapevo bene come comportarmi e ho pensato anche addirittura di denunciare questo evento, ma non è nel mio stile e non volevo gettare neanche benzina sul fuoco. Io ho semplicemente chiesto a quel punto se fosse stato possibile cambiare tessera Curva Nord in tessera. Ma io non credo che tollerano questi comportamenti, credo piuttosto che la sicurezza alla resega sia limitata. Questo lo dico per esperienza paragonando gli stadi ad esempio in Svizzera interna, dove c'è molta più tutela e più serietà dal punto di vista della sicurezza. Io stesso sono stato testimone più volte di risse appena fuori dalla curva o all'interno del recinto, insomma, dove i sicurini se la stavano a guardare, semplicemente erano impotenti. Come in tanti contesti sportivi e di stadio c'è anche la componente politica, anche alla resega e anche all'interno della curva nord. C'è una buona fetta di persone che mischiano anche questo aspetto con lo sport. Più volte ho sentito frasi a sfondo razzista, ma veramente tante volte, nel senso pensando che fosse veramente ridotto solo a quello, no? E io in cuor mio spero di no, e c'è sempre un po' il dubbio, ovviamente. Quindi io in fondo sono quasi più arrabbiato con i piani alti, con la società che non si impegna veramente a mettere un po' di ordine in questo senso, soprattutto è collegato alla sicurezza.